Ciao amici di Music Off, in questo video parliamo del Line 6 Helix One. È l'ultima aggiunta in casa al Line 6 per quanto riguarda la famiglia Helix. È un pedale molto semplice, secondo me rivolto veramente a tanti utilizzi e a tante tipologie di chitarristi o perché no bassisti o altri strumenti. E facciamo subito una panoramica, spieghiamo le funzioni e poi ascoltiamo un bel po' di sample. Allora, innanzitutto sulla parte superiore troviamo in e out stereo, presa di alimentazione e porta USB-C. Sul lato sinistro troviamo MIDI in e out true, sul lato destro la porta TRS per foot switch oppure pedale di espressione. Allora, il pedale è molto semplice, 3 knob superiori, un knob centrale, 2 tasti per scorrere menu o fare altre cose, tasto home e 2 pulsanti fisici. Questo è un pedale che permette di avere un effetto per volta, quindi non possiamo caricare più di un algoritmo effetto che dir si voglia alla volta, quindi non va a sostituire per esempio la linea M o la Helix FX, ma abbiamo a disposizione tutti gli effetti della famiglia Helix tranne blocco amp, cab e DR, quindi sostanzialmente abbiamo un pedale che va a interfacciarsi già con un altro sistema di amplificazione, che può essere un ampli tradizionale con loadbox, un pedale simulatore che può essere sia profiler che magari a modelli, con un setup tradizionale analogico in una pedaliera. Quindi abbiamo veramente tanti utilizzi, fra cui chiaramente anche quello del 4 cavi, che attraverso le sue connessioni può essere tranquillamente svolto. Allora, iniziamo a capire come funziona in maniera molto veloce, anche perché è un pedale davvero semplice da usare, che non è una cosa scontata. Dal menu centrale andiamo a scorrere i vari algoritmi. Ok, lì possiamo andare a modificare con questi knob qui, quindi in maniera fisica e molto rapida. Dopodiché, se vogliamo andare a settare altri parametri, abbiamo delle frecce sul lato del display. Andiamo avanti e possiamo andare a selezionare esattamente tutti i parametri che vogliamo. Quindi abbiamo detto scorriamo algoritmo. Se vogliamo scorrere algoritmi per categorie, possiamo fare un click sul pedale. Abbiamo a disposizione, tornando indietro, tutta la lista, diciamo le categorie di effetti contenute all'interno di Helix One. Per esempio entro in Dynamics, faccio un click ed ho a disposizione tutti i compressori e insomma i processori di dinamica che abbiamo in Helix One. Torno indietro, stessa cosa per EQ e eccetera. Quindi questa è una prima modalità, oppure riclicco e torno indietro. Posso anche cliccare e ruotare ed ho a disposizione le categorie filtrate in questo momento. Per esempio vado su delay ed eccomi che sono all'interno del banco delay, quindi questa è una possibilità di utilizzo onboard molto comoda. A proposito di utilizzo e gestione dei preset, noi non possiamo su questo pedale andare a salvare dei veri e propri preset nuovi user, diciamo. Abbiamo a disposizione 127 memorie e andiamo sostanzialmente a storare in quelle memorie quello che vogliamo, quindi dobbiamo partire necessariamente da una locazione fisica nel pedale e possiamo agire in due logiche: o andiamo a modificare il preset corrente con quell'algoritmo, oppure andiamo a sostituire e a sovrascrivere. Quindi non abbiamo a disposizione proprio dei banchi di preset aggiuntivi, abbiamo questo banco da sfruttare, ma trattandosi di un effetto per volta da utilizzare, secondo me insomma i 127 sono più che sufficienti per fare tutto quello che si vuole. Quindi abbiamo detto, con questi parametri scorriamo all'interno dei settaggi, con questo tasto andiamo a visualizzare i parametri correnti per un attimo. Se lo andiamo a tenere premuto, possiamo andare appunto a rinominarlo, a salvarlo, a cambiare locazione in cui andarlo a salvare. Torniamo indietro e iniziamo a parlare di quello che possiamo fare con Helix One. A parte tutti gli algoritmi che ormai, essendo Helix il modeler più diffuso al mondo dagli ultimi numeri che lessi tempo fa, credo che ormai il mondo Helix lo conosciamo abbastanza, quindi non abbiamo grossi problemi di conoscere gli algoritmi, anche se li andremo ad ascoltare tra poco. La novità interessante è la funzione Flux, che vedete qui indicata. Ci accediamo tenendo premuto il tasto di destra. Questa modalità cosa fa? Permette di andare a fare quello che si fa anche per esempio in Eventide da tantissimi anni con l'Hot Switch e in altre macchine, andare a fare un morphing da un gruppo di settaggi A a un gruppo di settaggi B. Quindi una volta attivata questa modalità, vediamo che c'è una righetta sopra che ci indica il passaggio da un preset all'altro. In questo modo non vedete cambiare nulla perché non abbiamo attivato nessun parametro per il flux. Come facciamo a farlo? Vogliamo per esempio cambiare il tempo di sinistra, o anzi facciamolo magari su un overdrive che è più semplice da vedere. Andiamo sul Kinky Boost. Che faccio? Mi metto nella modalità di partenza e tengo premuto il potenziometro relativo alla funzione che voglio settare come comando A. In questo caso comando A, tengo premuto drive, vedete che compaiono anche due indicatori sull'effetto, e dico, vado a selezionare per esempio che in A voglio il drive a 2.7, voglio il boost a 0 e il bright off. Quando invece attivo il flux,
Io voglio, vedete che il driver ha già impostato sia a 10, o magari lo posso mettere a 8.4. Tengo premuto anche il boost e voglio che il boost risulti attivo, e voglio anche attivare il bright, quindi voglio che il bright sia attivo. In questo momento, se io premo il controllo flux, vedete che i parametri tornano allo stato iniziale, se lo premo vanno allo stato secondario. Sentirete che lo faccio anche un po' nei sample questa cosa per farla ascoltare, ma possiamo andare a customizzare il modo in cui andiamo a fare il morphing da un settaggio A a un settaggio B. Come facciamo? Scorriamo e vedete on time, on curve, quindi il modo in cui si arriva, off time e off curve, quindi possiamo andare a selezionare per filo e per segno il comportamento del passaggio appunto dal settaggio A al settaggio B. Questa è una cosa molto carina che sicuramente potrà tornare utile, soprattutto per integrazione MIDI che abbiamo di full switch o pedale di espressione. È veramente una cosa che insomma può essere utile. Andiamo ad ascoltare la prima parte di sample, quella dove utilizziamo LX1 in fronte all'ampli, quindi utilizziamo, vi faccio ascoltare qualche sample di overdrive e compressore, e quindi il routing è chitarra LX1 e amplificatore, che in questo caso è una mezza barba Z35 Ed che va su una Shure Reactive Load IR con caricato un IR di Boutique Tones. Se mi conoscete insomma sapete già di cosa parlo, in ogni caso boutiquetones.com, con una IR di una Marshall con i coni 4x12 con coni greenback blackback. Sentiamo un po' come suona. Thank you.
E questo quindi era l'LX One in pre rispetto all'ampli, quindi dove comunemente utilizziamo magari overdrive, compressioni, equalizzatori, ma possiamo sperimentare qualsiasi cosa, perché no, per esempio anche uno spring che va a spingere il front end dell'ampli. Questo settaggio va in opposizione invece a quello dove utilizziamo l'LX One in post, quindi in questo caso stesso setup di prima, ma la chitarra entra diretta nell'ampli dall'uscita della load box, entro in LX One e poi esco stereo e torno sul convertitore. In questo caso quindi i mix sono tutti al 100% perché sto di fatto facendo un parallelo, e è un'altra modalità. Teniamo presente però, volendo, che se io tengo premuto il tasto centrale ed entro nelle impostazioni globali della macchina, dove troviamo tutta una serie di cose che ora vediamo, io posso anche andarmi a fare un routing a 4 cavi e posso andarmi a storare il fatto che il pedale sia in pre o in post, se io lo voglio utilizzare appunto per magari overdrive, compressioni o reverberi, quindi più comunemente lo metto dopo la parte di amplificazione. Quindi ripeto, con un settaggio a 4 cavi, insomma con un routing diverso da quello standard, io posso lasciare le connessioni in essere e poi decidere dal pedale, ve lo faccio vedere esattamente da qui, insert position, posso andare a scegliere se farlo appunto pre o post, ed è una cosa interessante. Altri settaggi che abbiamo: abbiamo un gate, la threshold gate, quindi a livello global, un decay gate, questa è una cosa importante che sia stata messa in global, magari per avere di fatto un gate in aggiunta come blocco e non, diciamo, bruciare l'unico blocco a disposizione che possiamo caricare. Appunto c'è l'impedenza, che può essere settata su automatica per un'ottimizzazione migliore, oppure andarla a customizzare noi con vari valori, come vedete a scelta. La configurazione di ingressi e uscite, insert position se pre e post, l'ingresso del livello e la tipologia, quindi se andiamo a fare un instrument oppure un line, stessa cosa per l'out, la tipologia di bypass, cose che ormai conosciamo, screen bright, auto dim, insomma tutte le impostazioni di rito, comprese quelle legate alle funzioni del pedale d'espressione o switch che andiamo a collegare, insomma tutte le impostazioni MIDI, cose che immaginiamo da un menu di impostazioni globali. Torniamo alla home, quindi io vi lascio ai sample invece della parte post e sentiamo come suona.
andando a concludere il video, credo che questo pedale sia veramente veramente ben riuscito, perché il costo non è magari esagerato come altre alternative del genere. La qualità degli effetti Lance X è una garanzia, ribadiamo, è chiaro che non parliamo di effetti di livello studio grade veramente veramente altissimo, ma il prezzo di questo prodotto chiaramente è molto differente dagli effetti top 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 sul mercato. Quindi secondo me come pedale tuttofare è veramente veramente interessante, possiamo utilizzarlo veramente come jolly in una pedaliera, immagino per esempio sia dal vivo ma magari soprattutto in studio, avere un pedale così che può fare mille cose ci può salvare la vita, perché magari abbiamo a disposizione o dobbiamo andare a ricreare un effetto particolare che non abbiamo singolo, penso per esempio, non lo so, ad un pitch specifico, ad un ring modulator che magari non abbiamo. Qui abbiamo tutta una serie di effetti anche molto creativi che difficilmente abbiamo in formato standalone. Personalmente mi sento di consigliarlo perché è un bello all-in-one riuscito, comodo, facile da usare e suona bene. L'unica nota che faccio è che la connessione USB-C, utile anche per aggiornare il firmware chiaramente, ha una sua app dedicata su cui però non possiamo editare i preset come facciamo normalmente con i modeler, ma possiamo solo riorganizzarli, insomma gestirli in questo modo. Io vi ringrazio per essere stati con me, Giacomo Pasquale, e con Music Off in generale. Per tutte le info tecniche vi rimando al manuale del prodotto per non fare questo video lunghissimo. Grazie mille, se il video vi è piaciuto like, campanella, iscrivetevi al canale, mangiate a pranzo, cenate a cena, insomma tutte cose che ormai già sapete. Ci vediamo al prossimo video.